Ciao raga, bentornati in Lab. Oggi vi parlo di frese, in particolare quali sono le tre frese fondamentali, secondo me, da avere in laboratorio. Pronti? Vamonos! Allora, la prima è una fresa a taglienti dritti. La seconda è una fresa a copiare col cuscinetto, quindi taglienti dritti ma ha anche il cuscinetto in aggiunta. La terza invece è una fresa, in questo caso, che realizza uno smusso tondo, però in generale vorrei puntare l'attenzione sul fatto di avere una fresa per realizzare smussi, che siano tondi o che siano a 45 gradi o con un altro angolo, punterei l'attenzione su una fresa per creare degli smussi. Direi di analizzarle una ad una e cercare di capire il perché sono giunto a questa selezione qui, perché sono fondamentali. Partiamo dalla prima, taglienti dritti. In questo caso ci sono frese di vari diametri, attorno agli 8-10 mm può essere l'ideale per le lavorazioni che possiamo fare in laboratorio, no? In questo caso questa è da 10 mm, quindi realizza una fresata di 10 mm di larghezza. Possiamo realizzare dei canali nei quali poi inserire ad esempio dei T-track. Possiamo realizzare anche degli incastri col tenone riportato. C'è anche un video dedicato sul canale, te lo lascio qua tra le schede. Comunque, per capirci, si realizza una fresata su un pezzo, la stessa fresata anche sul secondo pezzo che si vuole unire. A questo punto si inserisce un tenone appunto riportato e si realizza la giunzione. Con questa fresa si possono realizzare anche dei cerchi, quindi montando la fresatrice o al banco fresa su una dima, far girare il pezzo impostando un raggio specifico e quindi poi viene tagliato un cerchio che può essere il piano di un tavolino. Possiamo utilizzarla per realizzare i cassetti, perché possiamo fare la fresata sul telaio nel quale poi inserire il fondo del cassetto. È stato proprio l'ultimo lavoro che ho fatto. In questo caso ho usato questa fresa qui, questa è da 6 mm, perché poi ho utilizzato proprio un fondo da 6 di multistrato e quindi ho fatto combaciare il diametro della fresa con lo spessore del fondo. Con i taglienti dritti possiamo realizzare anche degli incastri. È il caso ad esempio del dente canale. Faremo la fresata che realizza il canale sul primo pezzo, con varie passate invece ci ricaveremo il dentino, come in questo caso, e poi possiamo decidere di farlo scorrere, quindi realizzare la scanalatura un po' più larga del dente, ad esempio per una porta scorrevole, oppure possiamo fare il dente esattamente dell'ampiezza della scanalatura e realizzare quindi un incastro preciso, perfetto. Chiaramente spostando la battuta della fresatrice da una fresa da 10 mm si può realizzare un canale più ampio, no? Poi io quello che consiglio è di tenersi anche questi campioncini qui, perché ad esempio a me servono per settare al banco fresa in maniera molto più rapida l'altezza e la profondità per rifare questo tipo di incastro, no? Potrei elencarvi altre cose, direi che queste sono le principali, ma poi è una fresa che si presta a tantissime lavorazioni. Ok, direi che possiamo passare alla seconda fresa e anche qui ce n'è un sacco da dire. Questa è una fresa, anche lei a taglienti dritti, che però ha il cuscinetto, in questo caso non sul codolo, ma dalla parte dell'estremità. Perché vi dico questo? Perché della stessa tipologia esistono anche le frese con il cuscinetto lato codolo. E dopo vedremo il perché di questa differenza. Comunque, analizziamo questa in particolare. Questa qui è una fresa che permette di copiare delle forme, quindi noi ci possiamo realizzare delle sagome, delle dime, e poi il cuscinetto, appoggiandolo alla dima che ci siamo fatti, replicherà la forma che abbiamo realizzato. E questo è il caso, ad esempio, di questa dima qui, che è la dima per realizzare uno sgabello che ho qua in laboratorio. Quindi io mi sono realizzato questa dima, poi ho replicato la forma appoggiando il cuscinetto e quindi facendo passare i taglienti proprio sulla linea che ho progettato. Questo è un altro esempio di utilizzo di questa fresa. Ci sono queste parti qua che compongono la gamba di un tavolo. Questo tavolo qua. Ci possiamo realizzare delle dime anche di questo tipo per realizzare questa scanalatura. Questa, ad esempio, l'ho realizzata per uno spessore da 18 mm che vedete che calza perfettamente nello scasso. Quindi in questo caso mi serviva realizzare uno scasso di questo tipo. Ho realizzato questa dima qui e questa però l'ho utilizzata con questa, quindi con il cuscinetto dalla parte del codolo, perché la fresa a copiare, quindi
taglienti dritti col cuscinetto lato codolo è più comoda da utilizzare a mano, perché avremo la nostra dima appoggiata al pezzo che vogliamo fresare, che quindi sta sotto, e quindi a mano poi andremo ad appoggiare il cuscinetto dall'alto. Se utilizzassimo questa fresa, quindi col cuscinetto dal lato dei taglienti, il pezzo andrebbe sopra e la dima sotto, cosa più scomoda secondo me da fare. Questa risulta più comoda da utilizzare invece al banco fresa, quindi la inseriamo e a questo punto il pezzo da lavorare rimane sotto e la dima invece sopra. Quindi ecco perché ne ho due di queste tipologie qua, questa per l'utilizzo a banco fresa e questa invece per l'utilizzo a mano libera. Questa tipologia di fresa torna molto utile ad esempio anche per fare lavori in serie, quindi noi ci facciamo il modellino di qualcosa che vogliamo fare n volte e ce lo teniamo via, quindi io ad esempio se volessi replicare lo sgabello ho qua la mia dima, lo posso fare tutte le volte che voglio, mi basterà solo appoggiare la dima sul pezzo che devo fresare e quindi poi passare con la fresa e replicarlo. La terza ed ultima fresa che vi propongo è quella per smussare, in questo caso come vi dicevo all'inizio è una fresa per fare degli smussi tondi, quindi il negativo di questo. A dire il vero a me quella che piace di più e che utilizzo più spesso è una fresa per smussare a 45 gradi. È una fresa che comunque inserisco tra le tre fondamentali perché ci permette di risparmiare molto tempo. Quando abbiamo tanti pezzi magari da smussare, se lo facessimo a mano, ci impiegheremmo di più, uno, e due, non verrebbero tutti uguali. In questo caso, avendo la fresa, si imposta all'altezza, il cuscinetto si appoggia al pezzo che dobbiamo fresare e quindi poi, mantenendo quel settaggio, gli smussi verranno tutti uguali. Anche di questo ci sono vari tipi di fresa, con raggiature diverse, più piccola, più grande. Questa è la bestiona che ho utilizzato per smussare un piano di un tavolo da 25 mm e quindi ecco, questo solo per farvi capire che poi di ogni fresa ci sono vari modelli, però è importante averne almeno una per tipo. Taglienti dritti, cuscinetto a copiare, una fresa per smussare. Queste sono delle frese Freud, made in Italy, e questo posso confermarvelo perché ho avuto la fortuna di essere invitato nei loro stabilimenti, ho toccato e visto con i miei occhi che la lavorazione e la produzione è tutta negli stabilimenti Freud a Udine. Vi lascio in descrizione il sito di storeutensili.it, che è il luogo dove potete reperirle più facilmente, e la cosa che vi consiglio di più è quella di dare un'occhiata al catalogo, che dovrebbe essere disponibile in PDF. Se lo trovo ve lo lascio qua sotto in descrizione. E niente, se ci fosse rimasto qualcosa, qualche dubbio, qualsiasi cosa, ci sentiamo qua sotto nei commenti. Coltiva i tuoi sogni e hasta luego. Ok, ultimamente.